Benvenuti a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi siamo di nuovo sul Voltigno e andremo a fare un anello chiamato Taffare, che ci porterà fino alla vetta di Colle Madonna a circa 1300 metri. Siamo partiti da località Pantane di Villa Celiera e adesso come prima intersezione ci sarà la località Bufara. Ed eccoci arrivati in località Bufara. Adesso iniziamo a scendere in direzione Fosso dei Trocchi per il sentiero VTC 11. E in queste terre nel 1861, proprio qui alla Bufara, avvenne un fatto molto increscioso. Praticamente la Guardia Nazionale trovò 9 boscaioli, tutti di Civitella Casanova, e credendoli dei briganti vennero fucilati senza processo. Quindi il Voltigno non è solo natura, sentieri, pastori, ma è stata anche terra di scorribande tra briganti e quelle che allora erano le guardie nazionali. È un territorio ricco di storia. Siamo da poco lasciati alle spalle queste stalle per il bestiame. Adesso continuiamo a scendere in direzione Fosso dei Trocchi. E qui il sentiero un po' si perde, si va un po' a intuito. E per il momento il sentiero comunque è comodo, sono vecchie strade che usavano i pastori, per cui tutto battuto. Tutto molto comodo.
piccolo fuori programma. Se volete fare questo percorso, non fate come me, che ho tenuto per il fontanile di Colle Madonna invece di Colle Madonna, perché altrimenti vi porterà ai piedi del colle. Quindi adesso sto praticamente tornando indietro e devo riguadagnare tutta l'altitudine che ho perso sbagliando. Ed eccoci, siamo arrivati sul Colle Madonna, veramente luogo pur non di alta quota ma molto suggestivo. Bene, lasciamoci con le Madonna alle spalle, panorama veramente bellissimo, e ci dirigiamo e riscendiamo verso località Tricalle. Peccato aver sbagliato questa mattina al Fosso dei Trocchi, dove dovevo tenere per località Taffare, in modo da vedere anche la cascata del Rio Chiaro. Io invece ho tenuto per la fonte di Colle Madonna, che però praticamente sbocca sul Tricalle, e per cui accorcia il percorso evitando di far passare proprio per la cascata. È un po' un peccato, ma è un valido motivo per tornarci. Thank you.
e alla fine ho cambiato un po' il percorso. Dal Trigalle sono salito fino al Voltignolo seguendo la strada asfaltata, poco piacevole, ma essendo presto ho voluto un po' allungare. Arrivati allo chalet del Voltigno si prende questa carrareccia che riconduce alle Pantane, che è circa 3 km. Quasi finita, 12 km e mezzo, quasi 13, dislivello siamo sui 700 metri, io non ho fatto il sentiero diciamo ufficiale, per con le Madonna che troverete sul sito del Voltigno Trail Center, ho un po' allungato. Spero che il video vi piaccia, i posti sono veramente, veramente belli, meritano sicuramente un'escursione. Alla prossima!